Buongiorno nonna. Buongiorno. È ora di alzarsi. Spione una, spione due. Tutte e due all'appello. Filano sempre i loro musetti qua nelle fessure della staccionata per controllare. I ragazzacci non fanno solo il loro dovere, ovvero la guardia, ma aspettano anche con impazienza le gatte, attesa che non viene praticamente più ripagata perché Thor le aspetta per le coccole, mentre Flora per il gioco. Dovrei riprendervi un momento di gioco con Ares perché è l'unico gatto che ci sta, che la sopporta. Non so se perché sono simili come colorazione, ho notato tantissime somiglianze tra gli animali con il pelo dello stesso colore. Non so se è un caso nella nostra famiglia o se veramente poi il colore del pelo può indicare qualcosa. E comunque ve la dovrei riprendere perché lei gioca in modo molto irruento, veramente tanto, e l'unico gatto che accetta questo tipo di gioco è Ares, ma anche lui dopo un po' non la sopporta più e ha le sue tattiche per sfuggire alla selvaggia, io la chiamo così perché veramente si scatena. E quindi le gatte qua fuori, Chicca e Silvestrina, invece non la sopportano, spesso anzi si spaventano perché ha un modo di giocare molto forte e quindi hanno rinunciato praticamente a venire di qua, da questo lato della casa, e hanno diciamo scelto come base, come luogo fisso, ecco, Flora, silenzio, e il giardino dal lato della cucina, perché lì sono disturbate, sono molto più tranquille. E niente, ma io non vi ho ancora dato il buongiorno, quindi rimedio subito. Buongiorno splendori miei, come avete visto questa mattina mi sono alzata prima di tutti perché dovevo stendere. Quando programmo le lavatrici di notte faccio sempre così, mi alzo un po' prima, così posso stendere tutto quanto. Adesso siamo tutti quanti pronti, quindi colazione. Siamo tornati dal paese, siamo andati a fare colazione al bar, così la nonna ed io abbiamo potuto prenderci il nostro amatissimo ginseng. Qua poi lo fanno divino, buonissimo, cremoso, dolce al punto giusto, veramente ci fa impazzire. Però, nonostante questo, sento già il bisogno di tè caldo. Alla mattina lo bevo sempre, veramente è una di quelle costanti ovunque io sia, ma un po' di tè caldo lo devo prendere e quindi penso che lo sfrutterò per una pausa verso le 10, 10 e mezza, visto che questa mattina devo lavorare qua al computer. Però prima di mettermi al lavoro, prima di mettermi a sbrigare tutte queste cose qua, voglio leggere un pochino e ne approfitto per aggiornarvi. Per fortuna, grazie a Ritratto di un assassino, ho superato il mio blocco da lettrice. Ho già acquistato un altro libro e sono rientrata nella modalità divoratrice di libri e di questo sono contentissima perché la sensazione precedente non mi è piaciuta per nulla. Come dicevo nell'altro video, avevo voglia di leggere. Diciamo che la voglia di leggere bene o male ce l'ho sempre, magari a volte un po' di più, a volte un po' di meno, dipende dai periodi, però di base c'è. Ma nell'ultimo periodo non avevo trovato veramente libri che mi coinvolgessero, quindi ne avevo iniziati un mucchio e poi tutti mollati lì, tra quella sensazione un po' frustrante, no? Sapete quando volete fare una cosa, ne sentite il bisogno, ma non trovate il modo di farla. E quindi sono contentissima che questo libro mi abbia sbloccata e niente, questo è quanto, leggo un pochino e poi mi metto al PC. State per vedere l'opera più bella in assoluto, non solo di Luca, rido perché Luca fa così con la mano. Vabbè, io non vedevo l'ora che tu la terminassi, adesso non vedo l'ora che tu inizi l'altra, adesso ve la mostro, capirete, ma prima dovevo prepararvi a questa meraviglia. Finalmente il dipinto di Zeus è concluso, posso mostrarvelo, manca il lucido, giusto? Quindi poi vabbè, tanto quando avrà messo Luca il lucido poi lo appenderò, quindi ve lo farò rivedere, lo rivedrete spesso perché è troppo bello e vi posso anche spiegare da dove nasce la mia richiesta e come sarà poi quello di Ares. Eccolo qua, un secondo di silenzio per ammirarlo in tutta la sua bellezza. Meraviglioso.
Grazie amore mio perché hai saputo interpretare alla perfezione la mia richiesta e adesso posso spiegarvi tutto quanto. Dunque, io da sempre ho questa abitudine di dare a tutti dei soprannomi, non uno, dei soprannomi, quindi questa cosa ovviamente la faccio anche con tutti quanti i ragazzacci. E i gatti in casa, Zeus e Ares, hanno tanti soprannomi. I signorotti, ad esempio, perché loro sono molto eleganti, soprattutto Zeus. Zeus è proprio un signore. Pensa alle sue cose, nulla lo può turbare, si fa gli affari suoi, sta lì tranquillo, beato. Potrebbe cascare il mondo, cascare la casa, ma lui sta lì tranquillo, elegante, proprio un signorotto. E Ares è un pelino meno perché è un pochino più, diciamo, un po' più ansiosetto, definiamolo così. Poi li chiamo i letterati. Perché mi rubano tutte le penne e quindi dico che amano come me scrivere e mi divorano i libri, nel senso che li leggono, nel senso che li distruggono, amano strappare le pagine, quindi gli dico sempre mi divorate i libri, devo stare molto attenta con loro. E da lì è nata la cosa dei letterati. Poi li chiamo i fumatori doppio e qua vi do già un indizio, no, non è un indizio perché dopo vi dico cosa ho chiesto per Ares. E li chiamo i fumatori doppio perché loro hanno, durante, la fascia centrale della giornata, proprio si rilassano e dormono. Per loro il giorno equivale alla notte, ho notato, e quindi sembra sempre che siano molto rilassati, che abbiano fumato appunto l'oppio. Avete, presente, le scene? Vabbè, io non l'ho mai visto dal vivo, le ho viste nei film dove ci sono questi saloni dove un tempo si fumava l'oppio e che sono tutti lì rilassati. Ecco, i gatti mi ricordano tantissimo questa immagine. Infatti, a Luca ho chiesto nel dipinto di Ares di inserire proprio la pipa dell'oppio per questo rimando, mentre quello di Zeus, ho chiesto il bicchierino di tè caldo. Non poteva mancare, assolutamente non poteva mancare. E comunque, morale della favola, io il dipinto dei due gatti non me lo immaginavo come un classico dipinto, il muso e l'oro, in questo caso è di Zeus, ma me li immaginavo vestiti proprio in modo elegante e con questi piccoli rimandi, riferimenti ai loro soprannomi. Il primo è pronto, che è Zeus, l'avete appena visto. L'uva, passamelo, che lo faccio vedere ancora una volta qua vicino a me. Dopo lo facciamo vedere anche vicino a Zeus. Aspetta, lo prendo da qua. Ecco. Che bello, mamma mia, è perfetto. È bellissimo. È meraviglioso. E comunque, ora non so come farà Luca Ares, ma gli avevo detto uno col papillon, uno col cravattino, uno con questo cappello, il cilindro, mentre l'altro lo volevo con la. Ah, il nome, Lu, come si chiama? No, io mi sto stavo dicendo capasco, ma No, 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 quello più bombato. Non mi viene la parola. Vabbè, comunque, tutti elementi sempre che rimandano all'eleganza maschile, ma diversi per differenziarli. E niente, adesso quando mettiamo il lucido, quando lo appendiamo, qua mi brodano le mani. Devi finire un attimino Ah, e poi l'asciugatrice. ultima cosa, cioè qua veramente la descrizione potrebbe andare avanti ore. Io ho chiesto espressamente uno sfondo un pochino noir che rimandasse un po' al Anche mistero. due sono un po' stile noir, Sì, esatto, quello un po' cupo. stile un po' cupo. Perché secondo me nel mio studio ci sta benissimo, a me piacciono queste atmosfere, ve l'ho detto più volte, quindi vorrei metterli. Ora non so se ci staranno entrambi lì, comunque troverò una soluzione dove adesso c'è Thor. Per continuare, proseguire l'angolo del mistero, come vi abbiamo già detto, poi i dipinti di Thor e Flora ci staranno e pensavamo di metterli nella camera da letto, lì mancano veramente dei tocchi di colore. E per quelli l'idea era completamente diversa, molto più colorata, se poi Luca farà quello, perché c'è sempre tempo a cambiare idea. E quindi per questo volevo spostare Thor e mettere i ragazzini, i signorotti, i pupetti lì vicino a me, continuare quest'angolo del mistero. Eccoti, eh? Guarda com'è rimasto ammirato questo bel pupo. Già dalle posizioni dei divani potete capire che qualcuno sta giocando come una matta, infatti. Guardatela come
puntare. Se vi avevo detto stamattina che volevo farvi vedere uno dei loro momenti di gioco, non è facile riprenderli perché capitano all'improvviso, sono molto rapidi. Vediamo se adesso ti chiamo Ares. Questa è una cosa tipica, non lo fa passare. Giocano tipo a nascondino. Ecco. Guarda, non lo lascia passare e lo infortuna. E di solito lo afferra anche, ma ovviamente in modo giocoso e non in modo aggressivo. Adesso anche Tora voglia di giocare. Nonna, come insegue il gatto? Cosa che ce l'ha sempre con quello rosso, Sì, perché è perché l'unico che gioca con lei, è l'unico che ci sta, no? Zeus che è lì, proprio lui di gioco. Guardatela, guardatela di nuovo partita. No, il nero proprio non gliene frega niente di giocare. ma quello Eccoli, eccoli, eccoli! Qui intanto la nonna si gode il gioco, reazione a catena che è appena iniziato e io ho messo sulla cena. Ed è proprio con questo che vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi, vi mando un bacio infinito e ci vediamo presto nel prossimo video.